Eccolo! Sta arrivando! A papà non piace! Make you kill your brother, man. No.
coming in, a coming in, a coming in, a coming in. Coming in from the cold, Bob Marley, a Papà non piace, martedì 11 maggio 2021, oggi una puntata dedicata al re del reggae e della cultura Rastafari, Robert Nesta Marley. Ci ha lasciati 40 anni fa, quindi ricorre oggi proprio l'11 maggio 1981, il 40esimo anniversario dalla morte di Bob Marley, una puntata dedicata ovviamente a lui, ma nella nostra, come dire, con il nostro solito mood, non è vero? Assolutamente sì, sempre il solito mood con una dedica speciale. Fatto sta che non possiamo partire senza la nostra amatissima sigla. Ma che cazzo? A papà non piace! A papà non piace! Che cazzo lo conosce? Com'è umano lei? A papà non piace! Guarda che io sono buono e care, non esageriamo. A papà non piace. Guarda che io sono buono e care. Chi cazzo lo conosce? Non esageriamo. Non esageriamo. A papà non piace. Continui. Continua a suonare. L'animo tua maledetta a me che ho perso. A papà non piace. Mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto. E allora, buonasera amici web ascoltatori, martedì 11 maggio 2021, puntata numero 19 di questa seconda stagione di A Papà Non Piace, sempre in diretta sulle web frequenze di RKO, www.rkonair.com. Anche questa sera in diretta e come da quasi ormai due anni, nel senso che siamo quasi al termine della nostra seconda stagione, dall'altra parte della città c'è il nostro buon Jack Di Ben. Buonasera a tutti, buonasera Chianto, buonasera a tutti i nostri Ra Web ascoltatori. Come va Jack? Come va? Come è stata la tua settimana? Alti e bassi, andiamo avanti, un po' di amarezza dal punto di vista calcistico, però sì. Diciamo al complesso è arrivato, diciamo quest'estate sta arrivando, oggi si sente proprio questo caldo afoso nella prima parte della giornata e poi diciamo che adesso si è un po' rinfrescato, però diciamo quest'estate porta l'estate sempre porta un po' di buon umore, di good vibes come si dice nel gergo dei giovani. Vabbè, sei depresso, dai, possiamo dirlo. No, non sono depresso. Io ormai avevo messo in conto che quest'anno andava così, però non proprio così. C'è un po' più di mordente, ci sta, anzi, far finire così, diciamo, questo ciclo, però non mi piace del tutto, non sono quel tipo juventino che è cattivo nei confronti, cioè io so ragionare, ci sta, però ci vuole un po' più di cazzimma in campo, non bene, il mortorio. Io ti capisco che per anni diciamo ero no stato ma ci dalla sta tua parte, ci sta dopo 10 anni, dai, ci sta pure, la gente, quelli che stanno in campo si sono rotti pure il cazzo di vincere, quindi se ne possono pure andare tranquillamente, ovviamente apre un nuovo ciclo, sì, dai. Ma anche se si va in Europa League non metto a piangere, tanto bene, io non devo mettere i soldi, che me ne frega a me, io tifo. Che me ne frega a me, c'è il diesel. Esatto. Cioè il buon Macho Capa che lo salutiamo. Esatto. Va bene. Allora è uscito il disco di Capa, a proposito, durante la settimana abbiamo detto ne avremmo parlato. Sentito, l'hai ascoltato? Mi ha colpito dei brani, l'ho sentito almeno un paio di volte, sono dei brani che specialmente qualche featuring che ha fatto mi è piaciuto, sì, particolare, però vero. Ho visto quella, allora El Sendero mi ha colpito, sì, vero, molto bello. Poi anche Campione dei 90. Bella anche quella, piace molto anche a me, bella. Sì.
anche contro natura mi ha colpito. Ce ne sono parecchi, anche Eterno Paradosso, bella. Cioè, a me piace molto La tante. Certa, La Certa, che credo sia uno degli ultimi brani in tracklist. Poi sono tanti, Me ne aspettavo un po' meno. Sono 19 tracce e include qualche skit, quei classici, diciamo, interludi. Interludi, non lo so. Vabbè, comunque mi è piaciuto e quindi sono contento perché... Mi ha colpito molto positivamente. L'ho bene, ascoltato. Bene. Mi è piaciuto. Beh, avrà sicuramente un risvolto poi quello che sarà il tour, che speriamo, incrociando le dita, possa ricominciare un po' per tutti gli artisti. Sarà poi nel 2022, quindi se ne riparla l'anno prossimo. Sì, lui aveva proprio impostato tutte le date, diciamo, per andare sul sicuro al 2022. Quindi... Esatto. È andato sul sicuro, penso abbia fatto la scelta più sensata. Va bene. Allora, torniamo a noi in questa puntata giamaicana, in questa puntata dedicata alla figura musicale, ma anche storica, se vogliamo, di Robert Nesta Marley, nato in quel del 1945 e venuto a mancare 11 maggio 1981, quindi esattamente 40 anni fa. Com'è il mondo dopo 40 anni senza Bob Marley, secondo te? Ma secondo me è peggiorato parecchio. Sì? Secondo me è peggiorato. Lui ha dato, sai, quella svolta, ma secondo me se fosse stato ancora qui con noi avrebbe contribuito a svilupparlo in maniera positiva. Tu pensa che noi ancora oggi continuiamo ad ascoltare e a dire che è un genio a distanza di 40 anni, quindi. Non immagino se fosse stato con noi. 40 anni. Chissà che cosa avrebbe potuto fare... Ci avrebbe comunque stupito come ha fatto quando era con in vita. Quindi. Sì, è vero. Sono nati sotto la sua influenza tantissimi gruppi. Uno dei, diciamo, principali, per esempio, italiani è quello proprio degli Africa Unite, che festeggia anche loro i 40 anni, tra l'altro, dalla nascita, dalla fondazione, diciamo, del gruppo. Africa Unite, tra l'altro, è anche un brano di Bob Marley. Magari lo mettiamo questo come prossimo brano. Avevo pensato a Judge Not perché è uno dei primi. Io li metterei in sequenza. Sì. Mettiamo Judge Not e poi che è uno dei primissimi brani di Bob Marley e poi Africa Unite che va a fare appunto a dare poi il nome, no, al gruppo reggae italiano. Sì. Vabbè, ce li ascoltiamo, dai, facciamo così. Così poi dopo continuiamo un po' anche al cazzeggio. Abbiamo ospitata finale, ragazzi, non ve lo stiamo nemmeno a dire, quindi attendete le 22 perché ci sarà il top. Ci sarà una bella chicca. Abbiamo avuto una chicca top dal buon Don Matteo, ragazzi, non ve la dovete perdere. Mo' ci andiamo a ascoltare. Judge Not e Africa Unite di fila e poi ci risentiamo. Ciao. Ciao. So
Africa Unite, e subito prima Judge Not, Bob Marley and Wailers. A Papà Non Piace, martedì 11 maggio 2021. Siamo sempre in diretta in questa 19ª puntata dedicata alla figura storica e musicale di Bob Marley nella ricorrenza, nell'anniversario del 40° anno dalla morte. Allora, noi intanto cazzeggiavamo un po' anche durante il fuori onda, come si suol dire, guardavamo un po' di risultati, perché comunque è partita la Serie A, terz'ultima giornata. Sì, settimanale, il Napoli vince 2-0, qua già la sento musichetta Europa League, eh. Com'è? Non la conosce nessuno. Io la conosco, diciamo, la ricordo bene. Vabbè, saremo a vedere. Nostra, vedremo. Fino all'ultima sarà una bella sfida. Allora, abbiamo ascoltato il brano Judge Not, un brano tra i primissimi scritti, diciamo, comunque composti da Bob Marley. Vediamo l'anno preciso, ve lo dico subito, eccolo qua. Era il 1961, quindi ci siamo andati ad ascoltare bello. Un brano del 1961, esattamente l'80, altri 20 anni prima, quindi un brano di 60 anni fa. Okay. Beh, c'era quell'atmosfera, si respirava quell'atmosfera di quel periodo, cioè proprio si sentivano alcuni suoni un po' particolari, che magari hai visto hai sentito in qualche film, diciamo, dannata... Sì, a quei suoni primordiali registrati non come siamo abituati adesso a registrarli con il digitale, ma con metodi arcaici, però parliamo degli anni 60, comunque, anche stiamo parlando di chissà quale epoca storica. Però. Però bello, mi piace. Non l'avevo mai ascoltato, se sono sincero. Io vado a prendere le chicche, mettiamo jamming la sanno tutti, ma andiamo a prendere quelle un po' più, no? Lo so, quelle che fanno, che dici, ma questo è Bob Marley. Esatto, proprio lui. Proprio lui, eccezionale, Bob. Allora, come sempre, ovviamente, ricordiamolo, che poi dicevo non ricordiamo più, potete scriverci o in privato, leggiamo i vostri messaggi, o sulla chat di Spreaker, dove starete ascoltando in questo momento la diretta.
Sì, dovete registrarvi, ormai lo ripetiamo sempre, è normale, però molto non, nessuno vi semplice, ruba molto dati, nessuno fa noi, c'è cioè, quello diffidente, cioè, registriamo i dati, Facebook, Google, così e collà. No, non vi ruba niente nessuno, oppure se non state ascoltando la diretta in questo momento, state ascoltando il podcast sicuramente su Spreaker, quindi non ho altro da dire. Bravi, ascoltateci in diretta oppure in podcast, quindi come vi pare e vi piace. Allora, diciamo una cosa anche che la prossima settimana. Oh, siamo in zona gialla, innanzitutto. Ah, sì, da ieri zona Da ieri gialla, siamo non in mi zona ricordavo gialla. più neanche Sì, cosa infatti, volesse dire, non so che fare. sedersi a prendere il caffè. Infatti, prendo il caffè e te ne vai. Dici, no, ma ti puoi sedere adesso? No, no, beh, so, c'è il dubbio ancora, non sai più gli orari, non si capisce più niente, sono molto combattuto. Si parla anche di uno slittamento del coprifuoco. Sì, per Da fortuna lunedì questa prossimo sono potrebbe d'accordo già partire perché. alle 23 e dall'altro lunedì ancora dovrebbe arrivare alle 24, quindi a mezzanotte. Queste sono le Sì, io notizie sono che abbiamo. contento perché veramente questo coprifuoco è una bella rottura, possiamo dirlo, No, 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 una non bella possiamo. rottura No, no, non possiamo. di Zebedei, Ok. perché veramente è partito per una situazione momentanea, e mi sa che sono ormai 6-7 mesi ci abbiamo, eh. Sì. Diciamo che non penso che sia il coprifuoco a limitare il contagio se tutto intorno a me è chiuso. Esatto, Però, cioè il coprifuoco aveva un senso diciamo, esatto, lasciando anche aperti magari aperti i locali, l'attività. però una volta che i locali sono chiusi o comunque possono star chiusi, possono stare aperti sino a una certa ora, quindi 22 o quello che sarà, il coprifuoco serve a poco, non è da lì che c'è un contagio, immagino. No, però diciamo limitante Bisogna troppo, la sempre gente che stare finisce alle attenti, eccetera. 22 di lavorare, finisce alle 23 e Esatto. fini è spacciato. Come me, che Quindi, molto spesso esatto. finisco di lavorare alle 22, sono obbligato a, diciamo, mettermi sotto le A mettere il coperte. pigiama e andare a Esatto. dormire e pensare il giorno dopo. Quindi, però, dai, vediamo, con l'arrivo dell'estate magari. Dicono che se arriviamo sui 30 milioni di vaccinati, adesso dovremmo essere alla metà. Speriamo. Diciamo, 15 dicevano, siamo sui 17 milioni, dovremmo poter anche toglierlo, vedremo, perché almeno stando a quello che diciamo, sono le nazioni tipo l'Inghilterra o altri stati, stanno ragionando su questa maniera. Poi, Speriamo, vedremo. speriamo, infatti. Va bene, va bene, va bene. Allora, diciamo sulla questione invece di poter ritornare a fare le cose che facevamo prima. Io mi sono un po', come dire, interrogato negli ultimi giorni, cioè in zona gialla, cioè puoi fare cose che prima non facevi. Ci ricordiamo com'era la vita prima, di un anno, cioè circa un anno fa, com'era questa vita? Io sinceramente ho avuto difficoltà oggi, ho detto vediamoci al bar a fare il caffè. Ho detto, Madonna, raga, ma a che ora chiude il bar? Ma non è che stiamo andando tardi? No, 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 chiude alle 10, alle 9 e mezza. Non me lo ricordo più. Sono un po' smarrito, ho visto la gente seduta, non ci credevo. Sto svegliati, non so, mi sto sedendo al bar. Non so, fa senso, cioè può sembrare stupido, ma è strano. Boh, non so, io ho avuto questa prima sensazione, quindi mi ha scosso un po' positivamente, però non ci dobbiamo anche riabituare. Esatto, ci dobbiamo riabituare a una certa libertà, al poter fare cose che ci sono state giustamente vietate per questo periodaccio. Attenzione, ti interrompo perché ha segnato l'Udinese 2-1 al Maradona Stadium, ha segnato Kaka Ciuka Stefano. Grazie Bruno Pizzul, che è ovviamente gran tifoso udinese, per cui siamo felici che possa intervenire. Noi l'abbiamo sempre detto, se c'è l'Udinese, siamo in diretta, chiamaci, interrompi e vai. Grazie Bruno Pizzul, un saluto. Vediamo se partite anche un applauso per Bruno Pizzul. Grazie dell'applauso scrosciante dalle tribune. Incredibile, aveva anche quella voce retro, anche lui, no? Beh, sì, Lui ha si è proprio un microfono interiorizzato.
Sì, eccomi qui, arrivo dalla tribuna del Maradona Stadium. Proprio lui, grande Pizzo, grande Pizzo. Va bene, va bene. Mandiamo un altro brano? Oggi sono in vena di mandare 850 brani. Ah sì, ma che ne pensi? Questa, sì. Allora io mando un brano che si chiama War, che è molto importante, anche perché c'è una citazione più spesso, molto spesso anche ripresa da altri personaggi storici, ovvero quella in cui lui dice: finché il colore della pelle, qualcuno aggiunge il colore degli occhi, non sarà più importante, ci sarà guerra. Quindi, nel senso, finché il colore della pelle sarà più importante del colore degli occhi, ci sarà guerra. Quindi è un messaggio molto, molto bello e incredibilmente attuale, purtroppo. Quindi, purtroppo, vabbè. Ascoltiamoci il brano War di Bob Marley e ci sentiamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain in but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south, war, war. Rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. War, war, guerra, il brano di Bob Marley a Papà non piace, martedì 11 maggio. Torniamo sempre in diretta qui sulle web radio frequenze di RKO. Bel brano, anche questo, un brano significativo, no? Questi siamo. Ha tanto significato questo brano. Anche perché poi Bob Marley non è mai stato uno che ha scritto pezzi banali, cioè avrà avuto anche piccoli, come dire, piccole parentesi pop, ma la maggior parte della
discografia di Bob Marley spazia un po' tra concetti filosofici, a volte molto religiosi, soprattutto legati alla religione Rastafari, e comunque con un concetto che entra molto nel sociale, sia il vissuto suo personale, sia contesto storico e quindi sociale in cui viveva, quindi fino agli anni Ottanta. Beh, sì, un contesto abbastanza particolare, sì. Se vogliamo chiamarlo così, però diciamo che i suoi testi hanno tanto da insegnare anche oggi, quindi non sarà mai banale. E purtroppo i suoi testi saranno, secondo me, ancora per molto tempo sempre attuali. Dunque, lui ha composto. Mm-hmm. Leggevo, no, nulla, no, è stato un mio un abbaglio incredibile. No, la canzone, ecco, la canzone di Coming in from the Cold che abbiamo ascoltato all'inizio di puntata fu praticamente quella suonata durante le esequie, il suo funerale. E sì. Molti però immaginano, pensano in maniera errata ad una causa della sua morte, che non è quella, ovvero il fumarsi le canne. Lo diciamo così, vabbè, quello è il classico, che lo vuole attaccare, vuole denigrare, a fumarsi le canne è morto. No, Bob Marley non è morto fumando canne. Purtroppo è morto invece per una cosa un po' più, tra virgolette, banale, cioè per un cancro al piede. Fondamentalmente, giocando a calcio, come dire, raschiò, si fece male con un pezzo di ferro arrugginito. Ah, quindi diciamo che non c'erano le situazioni mediche più o meno diciamo del periodo, nel senso, attuale. No, in realtà neanche più di tanto, più che altro è stata una sua scelta di fede, cioè a un certo punto gli si disse che avrebbe dovuto fare una chemio, che iniziò in parte a fare, ma quando poi iniziava a perdere i capelli decise di non farlo più, perché il suo credo gli vietava sotto certi aspetti di, come dire, toccare il suo corpo, quindi non volle né amputare la parte malata, né perdere i capelli, una cosa che non faceva. I Rasta normalmente non tagliano i capelli, li lasciano crescere senza, tra virgolette, cura. Questo non vuol dire mettersi lo zucchero in testa come molti pensano, ma semplicemente lavarli ma non averne più di tanto cura. Ecco perché si formano poi i famosissimi dreadlocks. Per cui lui decise di non, a un certo punto, che non voleva avere quel tipo di fine, quindi decise di rinunciare in un certo senso a determinate cure. Quindi è morto, diciamo, rispettando il suo credo. Sì, rispettando la propria fede Rastafari. È proprio così. Quindi è stato un uomo molto di fede. Anche se io ricordo in un'intervista, credo nel concerto a Milano, a San Siro, arrivarono in hotel, se non ricordo male, con una BMW. E l'intervistatore gli fece notare questo paradosso, cioè gli disse: tu, o comunque voi, no, predicate, non predicate la povertà, però predicate l'umiltà, ecco, l'essere molto umile e quindi vicino al ceto basso, no, della società. Però poi andate in giro con una BMW. E Bob Marley, con una battuta di spirito, gli rispose dicendo: ma la BMW vuol dire Bob Marley and Wailers. e la chiuse lì, capisci? Cioè, e che cosa gli devi rispondere? Non gli puoi dire nulla. Cioè, devi dire una cosa del genere, che devi stare zitto e ne devi andare. Esatto, non gli puoi dire nulla, perché cioè, t'ha fregato. Doveva andare così, diciamo. Ha preso il muro forte il giornalista. Sì, direi proprio di sì. Va bene, io ora metterei un brano che è un remix degli anni 90 del brano Sun is Shining,
Qualcuno lo ricorderà, qualcuno meno. Una chicca anche questo. Una chicca anche questo, quindi sempre Bob Marley, ma è un remix di Sun & Shining. Molti mi odieranno probabilmente dopo, dopo questo brano, però come detto restiamo sempre... Fatti così, siamo ragazzi. Esatto, esatto, restiamo sempre con il nostro mood, quindi sì, un pezzo di Bob Marley che è Sun & Shining, ma ha una versione dance anni 90. Più che dance è molto funky, ballabile, ecco, diciamo così. E vabbè, basta, io la mando e poi spostate i divani, spostate i divani, ballate, però non mi bestemmiate molto perché comunque il pezzo è bello. Eccola. Se volete farlo, scrivetelo, poi noi non censureremo e vediamo quello che è possibile dire. Dai, tanto dura 3 minuti, ci sentiamo dopo, non facciamo ciao, come la Rai. No, niente censura, ciao 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 ciao, 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 ciao. Bob Marley versus Funkstar Deluxe, Sun & Shining. Io pensavo fosse di metà anni 90, in realtà è del 99 questo brano qua. Quindi è fine anni 90. Fine anni 90. Potrei sbagliarmi, eh. Io ero convinto fosse di metà anni 90, però l'internet mi corregge e mi dice che è del 1999. Va bene, accettiamo questa correzione. Fine anni 90, diciamo inizi 2000. Come si direbbe, un sorto di brano. Ah, si può ballare, sono ragazzi. Cioè. Un bel brano, movimentato. Esatto, esatto. Va bene, allora io vorrei a questo proposito, cioè no, a questo proposito no, però magari collegarci con qualche dei nostri ospiti, qualcuno dei nostri ospiti che è stato preso, come dire, un po' in mezzo, soprattutto nell'ultima settimana, in quello che potrebbe essere il futuro di qualche panchina qui e lì.
tante critiche, ha ammesso le sue colpe, vedremo come finirà questa stagione, vediamo. Ci sono tante varianti. Esatto, tra l'altro ci sono tante possibilità, a capire un po' come va, vediamo se è collegato con noi, vediamo un po'. Buonasera a tutti. Buonasera Mr. Pirlo, come va? È stata una giornata un po' particolare, una settimana di merda, beh, possiamo dirlo, ormai sono un po' incazzato, anche se non si direbbe, però è la verità, sono molto, molto amareggiato, vediamo. Come l'ha presa con i ragazzi? È stato difficile da parlare poi nello spogliatoio? Ma no, alla fine ci siamo guardati tutti, abbiamo detto che abbiamo fatto veramente una brutta partita, c'è stato poco da dire, siamo arrabbiati, siamo delusi, però proveremo a fare il nostro fino alla fine. Lei è contento comunque della sua, come dire, della sua stagione finora? Ma no, non sono assolutamente contento, perché potevamo fare di più, dovevamo fare di più, ma non ci siamo riusciti, quindi ho le mie colpe e non mi nascondo. Bene, bene. Ha parlato con il presidente, le ha accennato qualcosa in merito al finale di stagione e eventualmente anche la prossima? Abbiamo parlato come facciamo sempre, però al momento non abbiamo parlato della prossima stagione, adesso vediamo, comunque un momento abbastanza di merda, quindi ci concentriamo e proviamo a capire un po' quello che sarà il nostro futuro, il mio futuro, vedremo. Va bene. Va bene, noi la ringraziamo Mr. Pirlo, abbiamo in collegamento adesso un altro, la salutiamo Mr., salve, buonasera. Arrivederci. Abbiamo in collegamento, nel frattempo ci ha ascoltato il nostro Mr., è stato di recente anche ospite al club e insomma si vocifera qualcosa anche di un possibile ritorno suo o eventualmente di una sua panchina da un'altra parte, che farebbe poi scalare quest'altro nella panchina Juve. Comunque vediamo se è in collegamento con noi mister. Buonasera mister Allegri, buonasera. Buonasera a tutti. Ha ascoltato un po' il nostro Andrea sta facendo la partita di un campionato particolare, mi dispiace un po' per lui, tante critiche, alla fine c'ha comunque la squadra che c'ha i grossi lacune. Possiamo definire la squadra di merda. No, grosse lacune andava benissimo. Ma devo essere chiari, perché come l'ippica nel calcio bisogna essere chiari nella vita. Giusto. Andiamo a capire un po' questi problemi. Poi tutti hanno le responsabilità, però in questo momento bisogna essere chiari. Comunque ci sono alcune grosse. Mi dispiace Andrea, tante critiche, tante voci non fanno bene, non va bene. Mi fa arrabbiare queste voci, mi fa arrabbiare. Andiamo. Si parla un po' che lei potrebbe subentrare nella prossima stagione in due panchine, questa qui della Juve e poi probabilmente si fa il nome anche di quella del Real. Ma alla fine la notizia è certa, è una che torniamo a allenare, questo è poco sicuro, un po' rotto, sta qua. Sta facendo il vino con Spalletti, insomma. Volevo tornare a fare un po' di conferenze stampa, a parlare un po' di cavalli, a vedere un po' di situazioni. Mi manca l'erba del campo, quindi sicuramente quest'anno torniamo. Tante voci mi piacciono, vedremo a fine campionato quello che succederà. Va bene, Mister. Noi la ringraziamo, sempre disponibile insomma a questi piccoli interventi. Vuol salutare qualcuno, qualche amico, qualche... Ah, io vorrei salutare Dybala, che sta un po' giù in questo momento particolare. Vorrei salutare anche Luciano Spalletti, che ormai non stiamo più insieme, ogni tanto ci sentiamo. Io mi sono spostato a Torino, lui è rimasto lì e sta ancora là. E ogni tanto mi manda questi messaggi. Ah, anche lei. Un po' lunghi. WhatsApp ha messo la velocità, questi sono un po' troppo lunghi. Che cosa? Ce n'è qualcuno che,
che ci può far sentire così al volo, diciamo. Trovato, vediamo un po'. Lucianone. Max, ti volevo poi ricordare di quell'appuntamento che avevamo avuto con quel fornitore lì, di cui avevamo parlato di determinati comportamenti per un certo tipo di situazioni, che ci hanno poi portato a dover rinunciare a questo tipo di scelte qui. Ma ci ho capito da sé. Sottoscrivo quello che ha detto Michele, che c'è fornitore, insomma, poco chiaro. Sì, sì. Chissà cosa pensa Spalletti quando manda o quando dice queste cose. Ma lo so, lo vedo lì con i suoi occhietti. Ho visto quando vidi lo sponsor lì del pad con jeans a giacca. Mannaggia, lo so. Sì, sì, l'abbiamo visto anche noi. Che tipo, che Spalletti. Vabbè. Va bene, noi la ringraziamo, Mister Allegri. La salutiamo. Grazie ancora per essere stato con noi. A risentirla. Arrivederci a tutti. Che tipi, no? Spalletti e Allegri. Sì, sì, che personaggio. Chissà Lucianone se tornerà ad allenare quest'anno. Vedremo anche un po' il Napoli che farà. Insomma, si parla probabilmente anche di Spalletti al Napoli. Insomma, ci sono tante panchine quest'anno. Sarà un mercato allenatore a 360 gradi, molto croccante. Sì, sì, vero, vero, vero. Va bene. Andiamoci a sentire questo brano che poi richiama il finale della puntata. È il brano da cui è preso, ora senza spoilerare troppo, il motivetto che andremo poi a sentire dopo, ok? Sì. Questo, il brano si chiama Iron Lion Zion ed è quello che poi molti cantano. Lo cantano un po' così. Sì, sì, noi ce l'andiamo a sentire, ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao. Ok, Iron Lion Zion, Bob Marley. Ovviamente per i più attenti e chi ha capito la chicca, non è questo il brano. Il brano si chiama... Io ho fatto lo scherzetto. Sì, volevamo vedere se foste
se stavate, dai, lo diciamo, quello, se stavate attenti. Attenti, sì, locchi. È un altro il brano in questione che vado adesso a ricercare. Vediamo un po' se facciamo lo troviamo. Live, facciamo live, sì, sì, sì. Tutto live. Vediamo un po'. Ci deve essere per forza. Ci sta, guardate lì. Andiamo un po'. Forza un po'. Non ci sta. Ma sono solo rubato. Vabbè, dai, adesso lo troviamo, non c'è problema. Lo troviamo. Comunque, lo troviamo. Una chicca su Bob Marley. Nel 2013 è stato pubblicato un libro, quindi per chi volesse approfondire in maniera, tra virgolette, leggera anche un po' quello che è la vita di Bob Marley, consiglio questo libro. È un libro di Timothy White, molto molto ben fatto, tradotto anche molto molto bene, che si chiama Catch a Fire, Bob Marley, semplicemente così. Ha una diciamo una copertina rossa con una foto di Bob Marley in negativo nero, quindi un po' alla Che Guevara, ecco, per così dire. Un libro molto molto bello, racconta molto bene quello che è la storia anche d'infanzia di Bob Marley, Nine Mile, tutto il percorso che ha dovuto subire e vivere in quanto figlio di un generale inglese e di una donna giamaicana. Veniva quasi rifiutato sia da una parte e soprattutto dall'altra, perché non era nero e non era bianco, quindi era un po' mulatto, no, Bob Marley, quindi sì. Aveva anche subito forme di razzismo sotto un certo aspetto, quindi ha tutto un vissuto particolare, per cui io ve lo consiglio. Timothy White, Catch a Fire, che poi ricorda il titolo del disco principale, no? Il primo disco di Bob Marley. Leggetelo e fateci sapere che cosa ne pensate. Ovviamente io l'ho già letto, ce l'ho qui, quindi se volete mi contattate, ve lo posso anche prestare. Esatto. Invece diamo un dato statistico. Io penso che tu non lo sappia, io ho la fonte, quindi vado più sul sicuro. Quanti figli ha avuto Bob Marley? La sparo live. Vai. 10. Di più. È la Madonna. Anche se su alcuni non c'è l'ufficialità riconosciuta. Parliamo aveva di mogli, aveva delle mogli, cioè, sì, ha avuto molte mogli, o meglio compagno. Sì, allora quella principale è Rita Marley. Quella diciamo che tutti ricordano, che associano diciamo alla moglie, come alla figura di moglie di Bob Marley, però da altre 8 relazioni da cui poi si è separato, ovviamente, nel senso che non ha vissuto poi la vita coniugale, per così dire. Pro. Sì, sì, diciamo, era lì un po' allegro il Bob nazionale, per così dire. Ha avuto un totale di 13 figli. 13 figli. Beh, da lui, insomma. Sì, sì, sì. È difficile, difficile, non so. Non so, sono rimasto un po' scosso, non lo sapevo. Chissà, noi se arriveremo ad averne almeno uno, boh, vedremo, chissà, voi 13. Bah. Allora, io sto ancora cercando il brano, che si chiama tra l'altro Buffalo Soldier, quindi dovrei averlo da qualche parte, vediamo un po', altrimenti ne mettiamo un altro. Sì, e quello lo troviamo perché abbiamo creato un live, quindi... Quando crei l'hype è finito. Non c'è. Non lo trovo. Vabbè, lo vado a cercare. Vabbè, facciamo così, mandiamo uno dei brani più conosciuti. Qual è? È Jamming, lo conoscono tutti. Lo so. Mandiamo quello? Mandiamo, dai, poi mettiamo la kick e poi chiusura del botto. Va bene, anche perché sono quasi le 10, quindi per forza poi mettiamo la kick subito dopo. Va bene, ci andiamo a ascoltare Jamming. Jamming with you. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Jamming too. And the rules ain't no
I wanna jam it with you, I wanna jam it with you. Bob Marley and Wailers, Jamming. Uno dei brani più conosciuti, diciamo, della storia artistica di Bob Marley, oltre a magari No Woman No Cry, oppure One Drop, uno un po' più indietro. Nel frattempo siamo riusciti a recuperare il brano di cui parlavamo. E, ora, Giacomo, Jack, dimmi. Come vogliamo... l'ospite ce l'abbiamo, è già lì che ci attende, perché comunque a quest'ora ci si collega sempre con lui. E secondo te mandiamo il brano e poi lo facciamo intervenire? Sì, o viceversa? Sì, perché... Tu no, che pensi? No, io direi mandiamo il brano, sì, poi lo facciamo intervenire, perché ruberà la scena a tutti. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere, mandiamo il brano e lo poi... Mandiamo. Ok, allora il prossimo brano, come vi dicevamo, è Buffalo Soldier. Ok, senti come lo pronuncio bene: Buffalo Soldier. Che bella pronuncia! Esatto. è un brano che poi ha dato il là al motivetto tipico che molto spesso si canticchia. E qualche anno fa è successo il pandemonio che ancora oggi ci si ricorda, citato anche in una canzone di Caparezza, tra l'altro, perché lo dice, cioè in Legalize the Premier. Io lo lancio il brano e poi ci sentiamo dopo direttamente con l'ospitone che ci leggerà una chicca, non posso dire di più. Vado? Non so di... Vai. A dopo. Ciao. Buffalo soldier, dread like a rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival.
Cari amici della sera delle 22, come di consueto, anche questa sera non poteva mancare il nostro super ospite con le sue chicche finali per augurarci una buona serata. E con noi, come sempre ormai da 2 anni, il grandissimo, eterno, magico, inimitabile, immortale, Don Matteo. Buonasera a tutti, buonasera Antonio. Buonasera Don Matteo, come va, come sta? Ah, tutto bene, questa puntata è una puntata a me molto cara perché il mitico Bob Marley era uno dei miei idoli da piccolino, quindi... Ma magari coetaneo, posso dirlo? Ah sì, insomma, probabilmente se sì. Se vogliamo svelare la mia età, possiamo dire di sì. Non lo farei mai, vado solo adesso a vederlo, a ricordarmi quanti anni aveva lei, a lei e quanti non anni se lo ricorda, No. Poco attento. Abbiamo festeggiato qualche settimana fa. Giusto, è vero. I suoi doppi 40 anni all'incirca. Esatto, quindi va bene. Comunque è stato... Avete 6 anni di differenza, Don Matteo. Lo so. Cioè lei è un po' più grandicello. Io me lo ricordavo. A Bob Marley, quindi è nato prima lei e poi Bob Marley. Comunque non soffermiamoci su queste piccole. No, certo. Assolutamente. Certo. Siamo qui per altro, d'altronde. Quindi sono molto felice di poter omaggiare un mito della musica con un pezzo che ormai in molti conosceranno. Abbiamo una rivisitazione. Ecco, dell'artista Tony Marino, di un brano importante che appunto che riprende il motivetto di Buffalo Soldier che no? abbiamo appena ascoltato. Assolutamente, adesso vi vado a leggere questa rivisitazione con grande passione e rispetto nei confronti di Bob Marley, ma anche di Tony Marino. Tony Marino ha, diciamo, tradotto per noi, certo, e ha scritto delle barre. Bella come questa. Si dice adesso. Esatto, come dicono adesso. Voi giovani della musica. Come dicono i giovani, ha scritto delle barre su questo pezzo. Questo pezzo l'ha intitolato Bob e Malle. Prego, Don Matteo, prego. Bob e Malle, Bob e Malle. Aveva tutta la piantagione. Aveva tutta la casa verde. Io. Sì. Bobby, Roberto. Uno spinello, abbilo tu, du di morte bello. Bobby Malle. Aveva i suoi capelli lunghi. Aveva la sua chitarra elettrica, aveva sempre gli occhi chiusi, aveva il suo microfono in bocca, io, Bob Marley, l'America, io, Bob Marley, l'America. Bellissimo Don Matteo, io sono qui che piango tra un po', cioè sto già piangendo, qualcosa di fantastico quello che lei ci ha fatto ascoltare, cioè io non so che dire, ho i brividi veramente, ho le carni arrizzate come si dice dalle mie parti, Don Matteo. Io la ringrazio perché è stato veramente un bel omaggio, sono felice di averlo fatto in questo momento. Sicuramente... Sicuramente Bob Marley sarà sicuramente felice di tutto questo. Si starà rivoltando anche lui nella tomba, diciamo. Tra l'altro ha citato una cosa che, tra l'altro, Tony Marino, giusto, è l'artista in esatto, questione. Okay. Tony Marino, sì. Che non abbiamo detto in puntata. Cioè lui dice nella canzone, non ha torto, cioè aveva sempre la sua chitarra elettrica, giusto? È vero. È una cosa molto importante, perché... Bob Marley fu sepolto effettivamente con la sua chitarra elettrica,
Questa è storia vera, eh? Questo è una non cosa è vera. Non è un'invenzione. Non è un'invenzione, no. È una cosa vera, è una cosa vera. È vero, eh? Ecco, la Gibson Les Paul è stato sepolto nella cappella, diciamo, accanto alla sua casa natale, quindi a Nine Mile, insieme alla sua Gibson Les Paul. Solid Body si chiamava. Anche... Yes. Anche il pallone da calcio, che era la sua più grande passione, diciamo, a livello di sport. Anche una pianta di marijuana con i suoi semi, perché per lui, per la sua, come dire, visione, era una pianta di ispirazione, quindi anche sacra sotto certi aspetti, e anche a un anello che indossava ogni giorno, che gli fu donato dal principe etiope Asfavussen. Tra l'altro molti pensano, perché poi, perché molti pensano, perché ci sono, che cosa ho trovato su Wikipedia? No, c'è il mio cellulare che è partito per i fatti suoi. Si è sentito, eh? Molti pensano che quell'anello sia l'anello di re Salomone, che apparteneva appunto alla, diciamo, a tutta la, diciamo, alla storia religiosa da cui poi diciamo, ha cantato anche Bob Marley, quindi di Jar, Rastafari, eccetera. Pensa un po'. Beh, quanto Tony Marino avesse ragione in quel suo motivetto. È stato un grande Tony, quindi sì, grazie a lui siamo riusciti a dire anche questa, per averlo citato in questa, grazie a lui tanta gente ha scoperto Bob Marley. Sì, certo. L'America, l'America, d'altronde. Dovevo... l'America, yo, yo, yo. Sì, sono versi poetici, diciamo, astrofisici. Direi. Assolutamente. Le voglio chiedere, Don Matteo, vuole a suo modo anche congedarci con le sue tipiche, no, frasi, oppure no? Come preferi, a carta bianca, Don Matteo, decida lei, insomma. Abbiamo dei versi che abbiamo trovato qui, delle massime. Quindi ce l'abbiamo, perfetto, perfetto, perfetto. E allora siamo tutti orecchi anche per lei, Don Matteo. Quando vuole. Altezza e mezza bellezza. Giusto. Arcobaleno, domani è sereno. Speriamo, speriamo, sì. Assai domanda, chi ben serve e tace. Avanzata inglese, ritirata spagnola. Pensa un po'. Chi da gallina nasce, convien che razzoli. Chi getta un seme, va da coltivare. Da coltivare, quello è sì, un po' cinese. Un po' cinese. Se vuol vederlo, a tempo vegetare. Chi ha farina, non ha la sacca. Chi non comincia, non finisce. Chi vuole i santi, se li preghi. Arrivederci. Arrivederci, Don Matteo, grazie. Che grande anche. Pazzo, cioè, è un pazzo, è un pazzo con due H finale. Pazzo, oh, pazzo. Pazzo come genio. Va bene, è stato bellissimo ascoltare, diciamo, le sue... i versi di Tony Marino declamati da Don Matteo. Va bene. È stato un momento molto toccante, quindi... Sì, 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 sì. Ci ha lasciati senza parole. Sì, lascia riflettere, d'altronde la missione è quella di Don Matteo, lasciar riflettere per poi ritrovarci la prossima settimana. Assolutamente. Va bene, d'accordo Jack, cosa dire di più? Ah, ricordiamo, la prossima settimana avremo un ospite con noi che è Gabriele Il Guapo, sarà ospite da noi. Ci presenterà il suo nuovo progetto, sta uscendo adesso in tanti portali, no? Quindi seguitelo, fatevi già una come dire, un'idea di chi sarà. E nulla, penso che abbiamo concluso sulle note, sì, ancora di Don Matteo. Abbiamo terminato anche stasera. Sta per partire, io già lo so. Sì, dici che deve partire? Secondo me è il momento. È anche ora. Io la faccio partire. È arrivato un momento. Faccio partire? Falla partire. È partita. Sì. È partita. Finita anche questa sera. Finisce la 19ª puntata.
ci risentiamo la settimana prossima, martedì 18 maggio. Beh, io direi che abbiamo detto tutto oggi, tutto, con la tutto. Sigla ormai sta andando, è finito tutto. Salutiamo e ringraziamo dall'altra parte della città il buon Jack di Ben. Grazie a te Chianto, e grazie a tutti quanti, e ci risentiamo giovedì, o meglio, ma come giovedì? Martedì, no, ma... ormai l'Europa League è entrata in mezzo, martedì bravo. 18 maggio. Ciao belli, ciao, ciao. Arrivederci Frecchia, eh. Buona giornata. A papà non piace.